Eccomi qua. In questo video vi volevo parlare dello spannolinamento diurno. Divido quello che è lo spannolinamento diurno dallo spannolinamento notturno, in quanto ad entrambi i miei bimbi io ho tolto il pannolino di giorno quando avevano 2 anni ed è un'epoca troppo precoce, o almeno per me non ci sono riuscita, a togliere il pannolino quando avevano 2 anni, anche di notte. I miei bimbi sono nati ad aprile e a maggio, quindi mi sono trovata comodissima, diciamo temporalmente parlando, a ridosso dell'estate, per eliminare il pannolino ad entrambi quando hanno compiuto appunto 2 anni. È diciamo comodo togliere il pannolino a ridosso dell'estate, in quanto sono meno vestiti e quindi quando dovete andare in giro con i cambi vi trovate più comodi a portare un paio di mutandine, un pantaloncino, i sandaletti e via. Come ho fatto? Bella domanda. La prima cosa che ho fatto, ho comprato una marea di mutandine. Allora, ho annunciato loro: bambini, da oggi siete senza pannolino. Allora, vi sembrerà strano, sì, è una cosa abbastanza drastica. Generalmente magari sentirete in giro: ah no, ma fate una cosa graduale, togliete il pannolino un'ora la mattina, un'ora e mezza. Ecco, io non ho fatto così. Chiaramente magari ci possono essere dei segnali, soprattutto Livia si toglieva il pannolino, secondo me un po' più per spirito di emulazione, magari perché vedeva il fratellino essere senza pannolino e quindi magari voleva un po' imitarlo. Claudio sinceramente un po' meno, però un po' mia mamma mi raccontava: eh no, ma tu a 2 anni, io sono nata a giugno, eri già senza pannolino. Ecco, forse ai 30 anni fa, quando sono nata io, non c'erano i pannolini usa e getta, quindi si tendeva a togliere il pannolino un po' prima. Adesso si arriva un po' al ridosso della scuola materna, quindi diciamo ai 3 anni, e i bambini hanno ancora il panno. A me è andata bene, io a 2 anni ho deciso di toglierlo ed entrambi ci sono riuscita. Secondo me con un po' di pazienza, un po' di amore, ecco, magari sintonizzandosi sul corpo del proprio figlio, ci si riesce. È certo che ci vuole tempo, non ci sono miracoli, nel senso che chiaramente bisogna starci un po' dietro. Io ho fatto così, allora, ho deciso di stare vicino loro. Il consiglio migliore me l'ha dato la mia amica Silvia, mamma di 2 gemelli, quindi magari lei l'ha vissuto doppiamente, e mi ha detto: Paola, prenditi un po' di tempo, stai vicino al tuo bimbo. Poi chiaramente io l'ho rivissuto a distanza di 3 anni con Livia, mi ha detto: non ti prendere impegni per quelle 2-3 settimane, quindi non quando hai un matrimonio, ceni a casa di amici, non andare in giro per negozi, chiaramente quando è strettamente necessario. Quindi ho detto a mio marito: vai tu a fare la spesa, quindi per quei giorni fai tutto tu, perché io devo essere con lui, quindi solo al parco, sotto casa, insomma non devo essere ossessionata dal fatto che lui può scivolare una pipì, può scappare una pipì, eccetera eccetera. E questo è stato il consiglio migliore che mi potesse dare, cioè io devo stare con lui, io devo stare con lei e devo essere concentrata nel fatto che devo vivere con loro questo momento importante, perché comunque per loro è un momento di crescita e non devo ossessionare loro con la mia ansia che loro può scappare una pipì. Questa è la cosa, è il consiglio migliore che lei ha dato a me e che io vorrei passare a voi, insomma, che mi state ascoltando, perché cioè, ci tengo, perché magari, ecco, uno può scappare, può pensare: vabbè, ma magari mio figlio scappa alla pipì, non è normale. No, è normale, cioè ai bambini scappa alla pipì, questa è cioè una cosa fondamentale. Non è che tu gli togli il pannolino e loro imparano, no, non è così. Allora, cosa ho fatto? Allora, Claudio piaceva Cars, tuttora, cioè lui è proprio amante di Cars da quando appunto ha 2 anni, ancora prima, forse proprio il suo primo cartone animato. Quindi siamo andati a comprare le mutandine di Cars, lui voleva mettersi queste mutandine di Cars, e quindi mutande di Cars sia. Ecco, Livia invece mutandine delle principesse, Rapunzel, Hello Kitty, quindi chiaramente io li ho invogliati queste mutandine. Claudio non aveva un fratello maggiore, non aveva una sorella maggiore, quindi io me lo portavo in bagno, magari vedi la mamma, fa la pipì, però
non era la stessa cosa. E allora sono andata a comprargli il vasino, gli ho fatto scegliere il vasino e lui ha scelto un vasino a paperella verde. Io ho due bagni in casa, quindi in un bagno lui ha messo il vasino verde, poi i nonni gli hanno regalato un mega vasino full optional, dove c'era diciamo un meccanismo che suonava quando lui faceva la pipì, quindi in un bagno aveva il suo vasino verde e nell'altro aveva il suo vasino mega full optional che suonava quando lui faceva la pipì. E quindi lui ha usato entrambi i vasini prima di passare al water. Livia invece del vasino non gliene poteva fregare di meno, perché lei aveva Claudio, quindi chiaramente lo spirito di emulazione del fratello ha superato quello che poteva essere chiaramente lo spirito di emulazione di mamma e papà, perché ovviamente è diverso avere un fratello da imitare. Lei non ha neanche voluto il riduttore, l'ha usato pochissimo il riduttore del water, non lo voleva, anche se glielo ho comprato, glielo kitty, niente. Lei voleva il water come Claudio, perché lei è grande, lei è autonoma e quindi lei l'ha fatta direttamente nel water. Dopodiché io ho cercato di osservare i ritmi. È stato l'unico momento della mia vita con Claudio in cui ho portato l'orologio, perché io non lo porto mai. Allora, ho osservato che Claudio ogni mezz'ora, 40 minuti, un goccino gli scappava. Quindi io, non è che però ogni mezz'ora stavo lì a dirgli: Claudio, ti scappa la pipì, ti scappa la pipì, ti scappa la pipì, perché secondo me alla fine era un'ossessione, non solo per lui, ma per me, perché magari all'inizio l'ho anche fatto, cioè, vi confesso, però poi alla fine lui non è che mi diceva sì, mi scappa, mi diceva sempre no, e poi piangeva, perché non è che riuscisse a dirmi sì, mi scappa, cioè se la faceva addosso. Quindi alla fine si nervosiva lui, mi nervosivo io, e non mi diceva sì, appunto, cioè mi diceva sempre no e poi alla fine gli scivolava. E quindi comunque alla fine si bagnava, per cui ho capito che non glielo chiedevo proprio più. Cioè ogni mezz'ora io guardavo, lo prendevo cantando, ridendo, scherzando e lo portavo in bagno, facevamo la pipì e è finita lì. Con Livia ho detto vabbè, l'ho passato con uno, lo faccio anche con l'altro. Quindi stesso modo superandi, la prendevo e la portavo in bagno. Mai scelta fu peggiore, lei urlava, strepitava, proprio perché ogni bambino è diverso. Quindi ho capito che non dovevo fare la stessa cosa e quindi ho deciso che dovevo guardare i suoi ritmi, mezz'ora, 40 minuti, un'ora, un'ora e mezza, niente, lei la teneva. E infatti le mie vicine di casa che hanno bambine mi dicevano: ma guarda che le femmine sono diverse, hanno una tenuta molto maggiore. E infatti è vero, quindi lei ogni due ore e mezza, e poi la faceva. All'inizio però, questo mi fa morire da ridere, lei la voleva fare in piedi, perché tante volte succedeva che quando eravamo al parco vedeva suo fratello che la faceva da in piedi, quindi che ridere, la voleva fare da in piedi anche lei, ma chiaramente essendo una femminuccia lei in piedi non la faceva. Quindi chiedevo in prestito alle figlie delle vicine, dicevo: mi presti tua figlia per far vedere che si fa da sedute. Comunque insomma, alla fine piano piano ha imparato anche lei. Quindi quello che vi voglio dire è: ci vuole pazienza, perché chiaramente anche loro devono imparare, devono sentirsi bagnati, perché il pannolino non dà la sensazione del bagnato, mentre la mutandina dà la sensazione. Questo non è che vi voglio dire, alcuni dicono: ah, ma lasciala bagnata. No, io non li ho mai lasciati bagnati ore, però ovviamente loro sì, quel mezzo minuto, 30 secondi in cui magari si sentono bagnati, anche loro si devono rendere conto che la pipì scivola sulle gambine, non è come il pannolino. E si accorgono anche loro di essere bagnati. Questo è il discorso pipì. Diverso è il discorso secondo bisogno, quindi per la cacca. Ci sono bambini che si stiticizzano purtroppo nel momento in cui si toglie il pannolino. Un consiglio che vi posso dare è: nel momento in cui togliete il pannolino, e spesso vi ritrovate d'estate, succede che sudando, perché chiaramente essendo estate, già ci si trova di fronte a una stagione in cui il bambino è più stitico di per sé, e il bambino magari invece, sentendosi diciamo togliere il panno, di per sé è già diciamo portato a essere più stitico. Quindi cambiate magari un po' l'alimentazione, cercate di dare più fibre al bambino, quindi più frutta, più verdura. È chiaro che d'estate si tende a dare meno minestra, per esempio. Ecco, quindi abbondate di frutta, magari essendo estate più prugne, più pesche, cercate di dare un po' più fibre al bimbo. E è chiaro che di per sé il bambino, non so se magari avete già letto a proposito di cacca,
non toccare, cacca è brutta, ecco, magari evitate queste frasi perché sapete che magari il bambino sa che già di per sé la cacca non è una cosa bella, poi non ha un bell'odore, quindi magari se noi continuiamo a dire non toccare, cacca è brutto, eccetera, eccetera, il bambino non vuole produrla, nel momento in cui comunque si trova a vederla, sa che la deve fare, si rende conto invece che la sta producendo lui. E quindi magari il contatto con lo spannolinamento e la cacca, io ve lo dico perché ho avuto due esperienze, con Livia mi è andata liscia, cioè lei la fa, ciao cacca, è ok. E invece Claudio è stata dura, ci ha messo 6 mesi prima di capire che la cacca andava fatta nel water, che la doveva fare, vi assicuro che è stata un'esperienza quasi devastante per me. Quindi ve lo dico da mamma che ha avuto veramente delle difficoltà. Quindi ve lo racconto perché veramente l'ho vissuta con serie difficoltà, quindi ci sono passata, per quello ve lo racconto. E, come esperienza vi posso dire, quando uscite portatevi tanti sacchettini, ci sono quelli dell'IKEA che sono comodissimi per mettere i cambietti bagnati e sono anche grandi grandi, quindi ci stanno tanti tanti cambietti asciutti, bagnati, oppure ci sono anche i sacchetti della Nubi che sono per mettere i pannolini, ma che sono comodissimi per mettere anche i cambi bagnati, cambi anche sporchi se scappa la cacca, quindi sono comodi anche da chiudere, e quindi armatevi di tanta pazienza. E poi ecco, questa ve la racconto perché secondo me è carinissima, c'è il, diciamo, il concetto del premiare. Allora, il concetto del premiare secondo me è carinissimo perché un bambino, diciamo, nell'immaginario della mamma, dovrebbe all'inizio subito togliere il pannolino e chiamare mamma pipì, mamma cacca. Ecco, questo vi dico già che è difficilissimo che capiti da subito. Allora, Claudio ha chiamato pipì e cacca, beh cacca, forse ai 3 anni. Ecco, Livia già da adesso chiama pipì e cacca, lei è bravissima. Però è femmina, va bene? Fatemelo dire. Ecco, lei mi è andata veramente bene, però vi ripeto, ha un fratello maggiore, quindi è diverso. Allora, il concetto del premiare. È molto bello premiare un bambino, soprattutto nel momento dello spannolinamento, però far dipendere il premiare da mamma e papà ha anche, diciamo, è difficile, nel senso che se voi date sempre un premio, poi però è difficile toglierlo questo premio, perché poi il bambino a un certo punto dice perché adesso non me lo dà più, io non sono più bravo. Quindi io avevo letto, adesso non mi ricordo neanche dove, che è anche bello far dipendere il premio da, diciamo, un ente esterno, perché così voi fate presto a togliere il concetto del premio che dipende da qualcun altro che non siete voi. Quindi avevo letto da qualche parte questo gnomo che dà questo premio al bambino. Allora mi ero inventata lo gnomo della pipì e la fatina della pipì, che poi per Claudio era diventato lo gnomo della cacca perché lui faceva appunto fatica a farla, e per Livia è diventata la fatina della pipì e la fatina della cacca. Allora cosa avevo fatto? Avevo attaccato un tabellone, un foglio di carta molto grande, sulla porta della cameretta dei bambini, e avevo nascosto in giro per casa degli adesivi, quindi a un prezzo chiaramente abbordabile perché non volevo spendere tanto, poi pipì e cacca ne sono passate, quindi ok, per non spendere molto, in giro per casa, nel forno, nei cassetti, sotto il letto, insomma un po' in giro dappertutto, avevo nascosto questi adesivi, quindi li avevo ritagliati, li nascondevo in giro, magari ogni sera ne nascondevo 3-4 così, e non sempre chiaramente, ma quando loro chiamavano la pipì e la cacca e dicevo dai Claudio bravo hai fatto la cacca e andiamo a vedere se è passato lo gnomo della cacca o lo gnomo della pipì a seconda, e quindi tutti insieme, oppure se c'ero in casa solo io, oppure se c'eravamo tutti e tre, quindi poi era bello perché era diventato anche un gioco di famiglia alla fine, no? Quindi era un momento anche di aggregazione familiare, andiamo a vedere se è arrivato lo gnomo della cacca, andiamo a vedere se è arrivato lo gnomo della pipì, e tutti e tre insieme andavamo a cercare questo adesivo, guarda che bello, e lui poi era piccolino, tenerissimo, mi commuovo anche a pensare, ormai sono passati 3 anni, insieme lui con questo adesivo se lo andava a appiccicare sul, diciamo, tipo trofeo praticamente sulla porta, e ce l'è ancora. E poi è bello perché a distanza, alla fine di 3 anni, adesso lui accompagna sua sorella, dai lì
Silvia se la prende per manina, sono tenerissimi. Andiamo a vedere se è arrivata la fatina della cacca, andiamo a vedere se è arrivata la fatina della pipì. E poi accompagna sua sorella ad attaccare il suo trofeo. E poi non è detto che poi la fatina passi sempre. Allora ogni tanto lui dice, ma perché non è venuta? Allora io dico, vabbè Claudio, forse non è passata perché è andata da qualche altro bambino. Perché magari Livia è diventata brava ed è andata ad aiutare qualche altro bambino. Perché non è sempre detto che la fatina venga qui, ormai tua sorella è diventata brava. Quindi fate anche, diciamo, vedere che la fatina non sempre è qui, va ad aiutare qualche altro bambino, perché così, insomma, vi liberate, diciamo, tra virgolette, della schiavitù di dover sempre fare dei regali, sennò poi alla fine anche, tra virgolette, i genitori che regalano sempre le caramelle, dovete sempre continuare a dare caramelle, adesivi, regalini. Invece così, in questo modo, è anche più bello far vedere che la fatina qualche volta viene e qualche volta no. Spero di avervi dato dei consigli utili. Ecco, mi raccomando, tanta tanta pazienza, mai umiliarli, però ecco, queste cose sono cose che voi sapete già, io lo so. Spero di avervi raccontato le mie esperienze, di avervi dato soprattutto un taglio magari diverso da quello che possono essere le informazioni che trovate qua e là. E fatemi sapere, raccontatemi come l'avete vissuto voi e se avete magari domande da farmi rispetto a quello che magari può essermi sfuggito e che posso non avervi detto, commentatemi sotto il video. Ciao ciao!